Si erano lasciate alla prima giornata Accio Team e Trifolks, proprio all'inizio di un lungo cammino che si è rivelato poi assai radioso per entrambe. Secondo posto per i gialloneri, terzo per i Granata, con conseguente scoglio del quarto di finale brillantemente superato. Si ritrovano dopo 2 mesi e mezzo, a 50 minuti dalla finale che ora sì è diventata un obiettivo concreto. L'Accio Team parte con 2 certezze, il 3-2 nella prima giornata di regular season e quel punticino di vantaggio che ha voluto dire secondo posto e semifinale garantita. I gialloneri sono la cooperativa del gol. Niente bomber da doppia cifra, ma marcature distribuite sulle spalle di Di Francesco, Trevisani e molti altri per il terzo miglior attacco della Virgin Cup. Più articolata la situazione in casa Trifolks. Vendicata la sconfitta in regular season con l'Atletico Fiumicino, i playoff mettono di fronte a Granata l'altra squadra capace di batterli in campionato. Mister Mascioli riproporrà i 4 dell'Apocalisse lì davanti. Alessandroni, Tramontana, Fiammelli e Goncarov combinano per 21 reti, mentre la porta di Delle Chiaie è la seconda meno battuta del torneo. Entrambe hanno battuto la Toro Viola, entrambe sono le uniche a non aver perso con il Cotton Club. Accio Team Trifolks sembrerebbe a tutti gli effetti una finale anticipata.